è tornato. Livorno attendeva da un secolo questa mostra. Amedeo Modigliani si è formato qui artisticamente, ammirando i macchiaioli, e da qui, dopo una grave malattia, la convalescenza e lo studio a Venezia, è partito alla volta della Ville Lumière. E la Parigi di primo Novecento, centro vivace della scena e del mercato artistico, ha abbracciato lo scapigliato Modi, l'italiano bello, colto ed elegante. Innumerevoli le conquiste, i vizi e le dipendenze, straordinario il talento. Ma a Livorno Modigliani è rimasto sempre legato, tanto da tornare più volte nel corso della sua breve vita, terminata a 35 anni per la tubercolosi. La sua Jeanne, incinta al 9° mese del loro secondo figlio, si suicida il giorno dopo. La concezione della sua pittura, basata sul disegno lineare, la purezza arcaica della sua scultura, la vita romantica e tribolata, fanno di Amedeo Modigliani una personalità unica dell'arte moderna, lontana dalle correnti a lui contemporanee, come cubismo e futurismo, dadaismo e surrealismo. Oggi Modigliani è considerato universalmente come uno dei più grandi artisti del XX secolo e le sue opere sono esposte nei più grandi musei del mondo. Fino al 16 febbraio anche nel Museo della Città a Livorno.